Il sogno scudetto si infrange al Pala Valencia sul muro di Civitanova. La Tonno Callipo incassa la seconda sconfitta, un altro secco 3-0 e saluta così la corsa nei playoff. Come in gara 1 domenica scorsa, i marchigiani si impongono anche in Calabria. Civitanova si conferma la macchina da guerra che si è vista per tutta la regular season. Ampio il divario tra le due compagini. Civitanova infatti in poco più di un'ora di gioco archivia la pratica Tonno Callipo staccando il pass per le semifinali. Il sestetto giallorosso si arrende alle raffiche di Juan Torrent e compagni. Il divario è evidente già nel primo set. Subito in vantaggio gli ospiti, Civitanova mantiene le distanze chiudendo 16-25. Fotocopia il secondo set, chiuso 18-25. Nel terzo parziale la Tonno Callipo prova a ristabilire l'equilibrio, ma l'errore sul finale chiude set e partita con il risultato di 18-25. Ma i giallorossi rimangono in corsa nei playoff per il quinto posto e dunque l'accesso alla Challenge Cup. Appuntamento il 26 marzo al Pala Valencia contro Ravenna. La nostra stagione non finisce, anzi ne comincia secondo me una parte bella e nuova, a cui dovremmo andarci molto agguerriti e vogliosi di andare in Final Four. Noi puntiamo a passare il turno con Ravenna, sarà molto difficile, ma dovremmo essere molto agguerriti e ci faremo trovare pronti alla partenza del playoff. Maria Chiara Sigillò per la CNews 24.